Zombie Apocalypse. Grazie, come state? Spero bene. Nuovo video da barra fiacchiericcio. E niente, adesso faccio un bel caffè e ci teniamo compagnia. Che ne dite? Io spero di sì. Quest'anno Saturno arriva in pesci ed è un po' come un passaporto finalmente valido per sbarcare nella terra dei sogni, per cui per realizzare un progetto. È tornato bene ieri sera, molto negli bene. Negli ultimi 10 anni proprio come Tom Hanks in terra, molto spesso hanno fatto sono qua a fare questo video per me. Non ti convolgo. Allora dopo aver agevolato gli altri, quest'anno finalmente torna a dedicare a se stessi delle opportunità. Posso dire che settembre, gennaio abbiamo finito il giro. Non so se ora non si sente fuori, non Barbara Colombelli. Dobbiamo pensare ognuno a sé. Sai che la pandemia ci ha portato a preoccuparci tanto degli altri e mi sembra che tutti a tutti sei e hai detto ma non pensate a voi. Hai colto un tema. Quindi 23 l'anno dell'egoismo, sereno, egoismo, buon egoismo. E allora andiamo dai nostri genitori. Sì, allora ci parliamo di un fenomeno diffuso che la legge chiama la tribolazione degli altri. Non chiudere, no. L'accensione di costume e usanza sono quelle che rendono il mondo troppo elevato, che hai capito cosa vuol dire? Usanza sociale, ne sono esempio le mance al ristorante, piuttosto che un regalo, una cena, un pranzo pagato in occasione di una ricorrenza, di un anniversario, un compleanno, una festività. E non sono considerate delle vere e proprie donazioni perché non seguono le regole sulle donazioni, ad esempio non serve l'atto notarile, non sono revocabili e non vengono considerate delle successioni. Sì, tranquilla. Allora Giulia, grazie Barbara, abbiamo sentito le parole di Alice ed effettivamente questo meta estensionale è un fenomeno molto importante, così detto mobbing genitoriale. Si sente molto questo termine, soprattutto in ambito lavorativo, ma è usato anche in ambito familiare. E sono tutti quei comportamenti reiterati, molte volte a denigrare l'altro genitore, molte volte in sede, in contesto di separazione e divorzio, e che molte volte però si usano i minori e si strumentalizzano. Quindi attenzione a usare questi comportamenti perché la Cassazione, in particolare la Corte di Appello di Torino nel 2000, ha detto che si può essere condannati sia in sede di risarcimento. Mi sto poi prendendo un bel contesto questo. Non so se sono fatta questa cosa qua, però vabbè, niente. Quotidiano La Repubblica che invoco l'avvocato dei bambini. Questo è il mio. Le cause di separazione. E credo che questa è la mia tazza per caffè. Questa ipotesi del mobbing, cioè che i figli dicono, voi mi state... ovviamente non mi riprendo mentre bevo il caffè perché non mi sembra cosa, però adesso poi giro la telecamera per per fare in modo che non si veda per il caffè, perché ho sentito dire tra l'altro che prendere il caffè mentre sto bevendo non è il massimo. È come non ho bel bere, lo so. Infatti cerco di non farlo più perché non interessa a nessuno che prende caffè. E niente. Cosa vi racconto? Vi racconto nel frattempo. Finalmente sto uscendo a fare altri video come questo. Ma nel momento in cui il figlio si trova a questa situazione, a fare il mio comincia ad essere una scelta sbagliata, perché contribuisce solo al peggioramento della salute del figlio e della famiglia stessa. Allora, la nostra Giulia ha una bella famiglia, una famiglia allargata, famiglia
genitori separati, no? I tuoi genitori sono separati. Esatto, Barbara, i miei genitori sono separati e soprattutto metà della mia famiglia è pugliese, quindi so che cosa, so molto bene cosa significano i matrimoni in Puglia o comunque in generale nel sud. E qualche giorno fa leggevo proprio una piccola comparazione tra matrimoni al nord e matrimoni al sud. Vero, Puglia e Emilia Romagna, perché c'è Bologna e Puglia, esatto, nella tua famiglia. E effettivamente confermo che le famose buste che si danno ai matrimoni giù sono più corpose rispetto a quelle dei matrimoni. In Puglia, ecco, per andare in Puglia, andiamo intanto alla bilancia. Se non ricordiamo che padre chiama in causa Carlo, chiede la restituzione dei 560 euro, quindi 4 coperti, perché Carlo non è andato al matrimonio di Laura. Vediamo. E niente, studio, come sono schierati, vincerà Laura per Laura, sì. Carlo, io al posto suo sarei andato comunque al matrimonio, parte la moglie, e voleva andare, quella lì rosa, rimaneva a casa. Secondo me, posso dire una cosa, Silvia, e lei, è, secondo me, adora il rosa, quindi non ha fatto una rossa, non ho sbagliato lei, forse i capelli, non so, ho una vaga sensazione, forse da come vestita anche. Sì, buono, vero, sì, comunque è una scusa abbastanza infantile. Sì, io comunque se posso dire trovo assurdo che lei e Carlo non sia andato a forzarli questi incontri, perché se poi si arriva che tutti quanti si odiano, che si fanno queste tavolate, sì, un po' per volta. Anche ammetto che i genitori non sono mai andati molto d'accordo, e i rispettivi compagni, mogli, eccetera, quindi ho sempre fatto Natali divisi, compleanni divisi. Oh, non so quanto sia guardato da... Ok, devo capire. Cioè, credo che sia una cosa così triste, così tragica. Doppi regali, magari doppie cose. E niente, ragazzi miei. Ho trovato un modo dove metterli, però... Dovrei accendere questo perché non si vede un cavolo, quindi vabbè. Adesso vediamo un po' se mi riesce quindi sistemare il tutto. Ok. Ecco, queste unghie lunghe non è che ci capisco molto bene come fare. Ok. Ebbene sì, ragazze, allora. Dio mio, sto per rompere tutto. Allora, ho appena mangiato, ho appena preso il caffè, ho preso tutto. Non ho mangiato molto perché oggi, devo dire la verità, non ho molta fame, però compenso, sono riuscito a prendere un caffè. Prima di pranzo ho mangiato appena due papassini, che è sbagliatissimo pasticciare fuori pasto, però chi se ne frega, io finché voglio, finché, come si suol dire, come dice un detto, non so se è sbagliato o meno, se è un detto inventato o meno, ma non penso, finché siamo vivi è meglio sfogarsi col cibo, ma non è così, perché uno deve mangiare anche bene e vivere in modo sano, ma molto sano, fare molta attività sportiva e per tanta acqua e bla 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 bla, però e niente, quindi non lo so ragazze, penso che sia una cosa molto civica e una cosa molto scontata, soprattutto per me che muovo poco, però vabbè, non ho una vita molto sedentaria, a volte esco fuori di palau e a volte no, comunque vabbè, niente. E voi cosa fate di bello quando siete in casa? Non siete molto sedentari, almeno spero, quelle che mi seguite e quelle che a volte non mi seguono, non lo so, io non è che le vedo tutte quelle che mi seguono, però e niente, quindi alla fin fine sto riuscendo a fare questi video con la telecamera, non frontale, perché ho visto che quella frontale mi dà problemi di visione. Aspettate che voglio vedere se sta registrando. Si sta registrando, oddio, intanto mi prende un lapsus che sembra che non sta registrando. Sì, sì che sta registrando. Ok, se lo metto così forse è meglio, sì. Allora, non so cosa sto riuscendo a fare fino adesso, però, ripeto, sto registrando con la telecamera non frontale, ma
quella posteriore, sperando che voi mi riusciate a vedere bene, perché è la prima che sto provando a registrare quella, appunto con quella posteriore, però non so cosa si veda bene, cosa si veda male, quindi boh, vabbè. I prossimi video appunto saranno sempre registrati con quella posteriore, vediamo un po', perché non lo so, non mi vedo, quindi non so cosa posso, cosa, insomma, cosa sto facendo, quindi speriamo bene, lo vedrò nell'editing del video. Già, e niente, oggi è andata così, ho registrato sto video mentre prendevo il caffè. Io ho messo sul mobile dove ci sono tutte le tazzine, tutte le tisane, tutte le cose, e vabbè, e niente. Tra l'altro mia nonna mi ha preso questa azienda qua, un'altra azienda, voi direte sì, come se non ci fossero domani, del 2023, vedete, 2023, bellissima, presa da Buffetti, pagata 6,90 euro, vedete, c'è scritto qua 6,90 euro, niente, vabbè, questa la userò come sempre, questa qua, per YouTube. Al massimo mi appunto quattro cose, non mi appunto tutto, ma qualcosa sì. Voi direte, ma hai detto appena che non fai nulla per YouTube, qualcosa l'appunto, qualche cosina sì che l'appunto, non del tutto, ma qualcosa sì, lo so, devo essere coerente quando faccio queste cose, però qualcosa mi sento di appuntarmela, tipo vorrei appuntarmi e come si dice, vorrei appuntarmi i titoli che voglio scrivere per YouTube. Non so ancora cosa, ma lo farò. Ciao. E nulla, ragazze mie. Bene, a posto così. Per il resto, ragazze, come va con YouTube da voi? Spero, vabbè, lo so. E non ti chiedo, è la stessa identica situazione che c'è da me. Oltre da voi. Ok. Ok, un bel niente, comunque, vabbè. Niente ragazzi, adesso vi saluto e grazie ancora per avermi visto. Mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella qualora voi decidereste di iscrivervi. Non so più parlare, però vabbè. Ciao. Ciao ragazzi, a presto.